chitarra, ma allora no, è proprio questo, è proprio questo, me lo tiri un po' più giù per favore, grazie. Allora, dicevamo che con la musica per adesso interrompiamo e invece ci sarebbe il vostro candidato sindaco Fabrizio Pederiva, eccolo qua, lo accogliamo con un grosso applauso. Che ti fischia? Il microfono mio? No. Allora Fabrizio, Fabrizio perdonami, prima di passarti il microfono. Vedi, neanche le macchine gli danno retta. È quello? Spento. Allora dicevamo che Fabrizio, dopo vi presenterà lui la squadra. La squadra che si presenterà alle elezioni qui alla Dispoli. Il vostro candidato sindaco, guardate un po' che roba, ragazzi, ha 31 anni, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto che abbiamo delle cariatidi là, non parlo di la Dispoli, parlo proprio della casa centrale, quella casa di Roma dove ci stanno tutti quelli che ci hanno pigliato per il culo fino ad ora. No, tutta questa gente qua ha come minimo 70-75 anni, fino a 90, 92, 93. Direi che è ora di cambiare marcia, no? Lasciamo il passo ai giovani, visto che l'hanno detto per 40 anni di dare il passo ai giovani e non hanno ancora mollato. Lo lasciamo a Fabrizio Pederiva! Buonasera a tutti. Allora, fa piacere essere qua a parlare di, finalmente di politica. Io vorrei proprio iniziare da questo, da quello che ho in mano. Questo è il nostro progetto per la città, che abbiamo pronto da... Prova? Ok. Ci siamo? Ok, allora volevo iniziare proprio dal programma, perché spesso il 5 Stelle viene così, non capisco in realtà per quale motivo viene indicato come antipolitica. Io vorrei dire che questo programma noi ce l'abbiamo pronto da circa 5-6 mesi, è stata la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo avuto prima il programma e poi i candidati. Questo non credo che le altre forze politiche possano vantare una cosa del genere. Non solo, ma questo programma noi l'abbiamo scritto in modo partecipato, non è stato un programma calato dall'alto da nessuno. Grillo non ci ha detto, tanto per sgombrare il campo, Grillo a noi ci ha detto sapete voi quali sono i problemi della vostra città e come risolverli, quindi non ci è arrivata nessuna direttiva dall'alto, siamo stati liberi di decidere noi quali cose vogliamo portare avanti e quali invece magari trovare soluzioni un pochino diverse da quelle anche che propone lo stesso Grillo. Fabrizio, ti fermo un attimo, tu avevi una sorpresa per loro, sono pochi, sì. Ne avremmo voluti di più, però tu avevi una sorpresa volante per loro. Sì. Gliela vogliamo fare questa sorpresa volante? Ok, allora invito Antonio Pizzuti a venire qua e a... Visto che prima ci hanno liberato dei palloncini inquinanti per l'aria, noi invece decidiamo di rispondere con qualcos'altro. Beh, attenzione che forse qualcuno inquinerà sulla vostra testa. Però è tutta roba. Speriamo che torni a casa, insomma. Pronti? Vai. Via! Via, andate! A casa! A casa! Su! Anche tu! Un timido andiamo qua! Su. Casa, anche tu, via! Bravo, vai! Quella non è casa tua, eh? Quella vuoi qui da te, vuoi spiegare un attimo tu, Antonio, questa cosa? Vai. Intanto buonasera a tutti, sono Antonio Pizzuti e sostengo Fabrizio. E
io sono di Ladispoli, 40 anni, l'anno prossimo, e niente, non mi pare vero che finalmente si è costituito un gruppo come 5 Stelle, fatto di cittadini e di gente che ha a cuore il nostro territorio. Io sono 20 anni che faccio il naturalista di professione, mi occupo di conservazione della natura, di verde e di ambiente, e mi piange il cuore ogni volta che passo per Ladispoli e vedo gli alberi maltrattati, mutilati, eccetera, che costa un sacco di soldi maltrattare e mutilare, quindi si potrebbe veramente rivoluzionare tutto risparmiando, visto che ci dicono che l'IMU ci ammazzerà, proviamo a risparmiare, così magari ce la fanno un po' più bassa. E quindi ecco, vi tranquillizzo, i colombi sono viaggiatori, quindi sono abituati a ritornare a casa, quindi domattina staranno in colombaia appunto. E io ringrazio Fabrizio perché si è speso veramente tanto in queste settimane, ma ringrazio tutto il gruppo che si è formato, che tra l'altro è un gruppo di lavoro, e noi stiamo già lavorando per il dopo elezioni, perché comunque vada le idee del programma vanno realizzate, quindi o staremo dentro e le realizzeremo o staremo fuori e romperemo le scatole affinché vengano realizzate in trasparenza. Ultima cosa, poi lascio la parola, a me piange il cuore, io non capisco perché, quando mi si forma la lampadina a casa, vado, la compro, costa 3 euro, quando cambiano la lampadina al comune costa 30 euro. E la trasparenza, voglio finalmente capire dove si spendono tutti questi soldi. Grazie a tutti. Grazie Antonio. Le lampadine del comune costano di più perché loro ce le hanno più grosse, hai capito le palle che raccontano? Okay, allora, visto che abbiamo iniziato con Antonio, mi piacerebbe che anche gli altri candidati, piano piano, ognuno venisse a dire qualcosa, anche il perché hanno deciso di impegnarsi con il Movimento 5 Stelle. Io vorrei sottolineare, credo che si sappia questa cosa, ma noi tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto totalmente in autofinanziamento, con le donazioni che ricevevamo dai cittadini, senza finanziamenti pubblici. Come sapete, il 5 Stelle ha rinunciato a qualsiasi tipo di contributo pubblico da parte dello Stato, quindi non pesa sui contribuenti. Questo non abbiamo aspettato una legge, l'abbiamo fatto da subito. E è stato sicuramente più faticoso. Mi piacerebbe anche sapere gli altri candidati quanto hanno speso per la loro campagna elettorale. Noi, io lo posso dire in tranquillità, anche perché è tutto pubblicato sul sito internet, quindi è in piena trasparenza. Noi abbiamo speso poco più di 2.000 euro per l'intera campagna elettorale. Spendaccioni. Voi di meno? Noi di meno, molto meno. A Cerveteri abbiamo speso 400 euro. A dirchi! Un po' braccine corte, dai. Braccine corte, se non abbiamo finanziamenti, voi avete un sacco di gente che vi finanzia. A vacanza di tutti, noi! Tutti ricchi che vi finanziano. Chi 10 euro, chi 5 e chi 2. Noi non li abbiamo trovati tutti questi finanziatori. Più che finanziatori, comunque, quello che abbiamo trovato è stata una grande voglia di partecipare. Questo è un altro punto fondamentale del 5 Stelle. Come dice spesso Grillo, e io sottoscrivo in pieno questo tipo di approccio, noi non andiamo in giro a chiedere voti, non diciamo solamente votaci e poi fidati, non vi fidate invece, votateci, ma se decidete di votarci dovete essere disposti a giocarvi qualcosa, a mettervi un po' in gioco, partecipare alla vita pubblica. Quando noi abbiamo fatto alcune iniziative lo abbiamo fatto con i cittadini sempre, nessuno si sente escluso, insomma, tutti possono partecipare, e questo è fondamentale, perché tutto quello che è scritto qua dentro noi non riusciremo a realizzarlo se non ci sarà la partecipazione dei cittadini. Questo credo che sia un punto fondamentale, credo il più importante tra quelli che noi proponiamo, e questo purtroppo noi possiamo solo favorirlo, ma se non saranno gli stessi cittadini che prendono in mano la situazione, non ci sarà cambiamento, non ci sarà un cambiamento portato da chi che sia. Non vi aspettate che qualcuno vi salverà dalla crisi o da qualsiasi altro evento che succederà. Bisogna che i cittadini prendano in mano la loro vita, insieme comunque. E quindi vorrei Perdonami. No, volevo dire una cosina in sostegno a quello che stavi dicendo. Io quando parlo con la gente a Cerveteri, tutte le volte mi dicono: ma voi siete la stessa cosa? No, non siamo la stessa cosa, anche perché sullo statuto del nostro movimento c'è scritto che ognuno di noi può fare al massimo, vuol dire che non è garantito che ne fai due, ma due mandati, dopodiché a casa, e tocca a te, perciò io ora mi faccio avanti anche per te,
mi farò questo mandato, la prossima volta tocca a te. Perciò, se stai vicino a noi fin da ora, cominci a capire la macchina che dovrai ingolfare quando toccherà a te. È chiaro sto fatto? Ok, allora io inviterei intanto, magari cominciamo da Giada, se vuoi venire...